Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate. Parola di Dio. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, si forte, si rinsalde il tuo cuore, e spera nel Signore. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Visitato il suo popolo. Con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro:
Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno? E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, ieri preparando questa brevissima omelia per oggi, in questa situazione che il Vangelo di Luca ci presenta, no? di questo indemoniato e di questo spirito immondo che Gesù riesce a mandare via, verrebbe da dire che certe volte il demonio ci crede Gesù più di noi, ecco, in questo senso. Al di là della battuta, in realtà Gesù non compie questo miracolo per questa liberazione, meglio dire, per una sorta di narcisismo o perché il fatto eclatante farà sì che gli altri rimangano colpiti e basta. Tutto quello che è il percorso dei miracoli che Gesù compie vengono inseriti all'interno, diremmo noi oggi, di un percorso di catechesi, testimonianza e di conseguenza anche di annuncio della parola. E questo miracolo che Gesù compie, liberando questo indemoniato, ma anche ciò che dice questo demonio uscito da quest'uomo, ecco, è la testimonianza che tutto ciò che avviene non è frutto di chissà quali particolari poteri umani o di chissà quali strategie umane, perché Gesù non deve vendere niente a nessuno, non deve dimostrare niente a nessuno. E se vogliamo, il suo servizio, ecco, all'annuncio passa anche attraverso questa esperienza. Ma ciò che conta anche rispetto a quanti sono presenti, non soltanto a questo miracolo ma anche agli altri che Gesù ha compiuto e che i Vangeli ce ne presentano in abbondanza, è la libertà di quanti vedono questo e la libertà di accogliere il senso e il significato, nel caso specifico del Vangelo di oggi, di questa liberazione, oppure di fermarsi al fatto eclatante. Gesù non pretende che gli altri comprendano e accolgano appieno il senso e il significato di quello che dice o dei miracoli che compie, lascia cioè alla libertà di ciascuno di maturare poi, ecco, quello che ritengono opportuno maturare in questo senso. Ma la libertà di quanti assistono rispetto a quello che avviene diventa poi anche la libertà nell'accogliere, ecco, la sua parola. Allora, sicuramente quello che colpisce è ciò che dice questo demonio uscendo da questo indemoniato. E la riflessione anche per noi, ecco, forse potremmo riflettere sul senso e significato di Gesù per me, per la mia vita. La liberazione di questo indemoniato e anche le parole di questo demonio che esce non dovrebbero lasciarci indifferenti, perché in un modo o nell'altro ci fanno capire chi è Gesù. Allora, per noi, ecco, domandarci: il mio Gesù è un Gesù intellettuale, intellettualistico, concettuale o con una vera dimensione esistenziale? Ecco, a ciascuno poi la risposta rispetto al proprio percorso di vita spirituale e anche rispetto alla propria esperienza di Gesù nella propria vita. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiamo con insistenza Dio nostro Padre perché rafforzi in noi la capacità e la volontà di resistere al maligno. Preghiamo con fede e diciamo: liberaci dal male, o Signore. Liberaci dal male, o Signore. Perché tutti coloro che sono rinati dall'acqua e dallo Spirito rinnovino frequentemente le promesse battesimali, respingendo dalla propria vita tutto ciò che si oppone alla grazia ricevuta. Preghiamo.
Liberaci dal male, o Signore. Per gli operatori sanitari, per gli psicologi, gli psichiatri e tutti coloro che hanno il compito di lenire le malattie dell'anima, abbiano la forza di ridonare la serenità e la gioia di vivere. Preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. Perché chi si sente debole e indeciso di fronte al male trovi nella preghiera e nella fraterna intercessione la forza e i modi adeguati per affrontare e superare le tentazioni. Preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. Per quanti sono nella disperazione per la perdita di una persona cara, perché possano trovare nel mistero pasquale di Cristo la via per superare l'angoscia. Preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. Per ciascuno di noi, perché accostandoci ogni giorno alla mensa della parola e del pane, possiamo essere interiormente santificati ed esteriormente fortificati nel combattimento spirituale. Preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. O Padre buono e fonte di ogni bene, ascolta coloro che pongono in te la loro fiducia di figli e preservaci da ogni male, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.